La ICAM è un'azienda nata nel 1946, produce cioccolato a partire dal grano di cacao, è leader nella produzione di cioccolato biologico e per questo segue dalla raccolta dal grano di cacao nei paesi di coltivazione fino alla produzione e consegna del proprio prodotto finito. Nel nuovo stabilimento di Orsenigo, nato nel 2010, si ricevono appunto tutte le qualità di grano di cacao sudamericano, centroamericano e africano, con le quali si processa, partendo dal ciclo di tostatura del grano, fino alla produzione di polvere e di burro di cacao, oppure la produzione di cioccolati liquidi per il modellaggio e la trasformazione in tavolette e praline. La grande necessità di energia che questo processo necessita ha richiesto alla ICAM di sforzarsi nella progettazione di un sistema di consumo energetico ottimizzato e con la massima efficienza possibile. Il punto che la ICAM ha cercato di perseguire col massimo dell'energia è avere il miglior impatto ambientale sia dal punto di vista delle emissioni atmosferiche che dal punto di vista dell'utilizzo delle energie. La ICAM ha, come tutti i processi di lavorazione della fava del grano di cacao, necessita di una grande quantità di energia, sia elettrica che termica, calda e fredda. Sotto questo punto di vista, il miglior sistema per ottimizzare i consumi energetici era dotarsi di un impianto di trigenerazione. L'impianto di trigenerazione è un sistema che tramite la combustione di gas naturale produce energia elettrica, energia termica sotto forma di vapore d'acqua calda e i cascami termici di acqua calda vengono utilizzati per la produzione di energia fredda. Il processo del cioccolato è un processo che ha bisogno all'inizio di molta energia termica per la fase di tostatura e alla fine di molta energia fredda per la fase di modellaggio delle tavolette dei prodotti finiti. Il pianto di trigenerazione installato nello stabilimento di Orsenigo ha una capacità di generazione di potenza elettrica di 2,4 MW, una capacità di generazione di potenza termica calda di 1,6 MW e una generazione di potenza termica fredda di 0,7 MW. L'utilizzo di gas metano per la trigenerazione permette di avere un'efficienza energetica dell'oltre 80% rispetto a un'efficienza massima che si potrebbe avere utilizzando il metano per la generazione di sola potenza termica al massimo del 40-50%. Questi dati ci hanno permesso di verificare che l'utilizzo di energia per la produzione del nostro cioccolato si è ridotto del 15-20% rispetto ai vecchi impianti senza la trigenerazione.